Armando incarnato in lacrime a uomini e donne, il con Maria De Filippi esperti, sto male. La puntata di Uomini e Donne oggi si è aperta con un filmato di Armando incarnato che dal camerino, in lacrime, si è lasciato andare ad un lungo sfogo: non mi va di essere accusato. Non ce la faccio più. Non ho fatto provini, non ho manager. Essere accusato di aver fatto cose che hanno fatto gli altri. No, non lo consento. Mi ferisce, mi fa male, mi fa sentire sporco. Non ho mai chiesto niente. Non ho mai usato gli altri, non ho mai tagliato le gambe a nessuno. Io sono stato utilizzato. Questa cosa mi fa male. Voglio essere pulito. Il cavaliere è stato accusato di aver fatto un provino per il GF VIP e per questo motivo ha deciso di abbandonare il programma. Dopo aver visto il video in puntata, Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono seduti al centro dello studio di fronte a Armando per un confronto. Mi hanno detto che ti dispiace per me, perché per me, con queste parole Maria De Filippi ha iniziato il confronto con Armando incarnato. Dicono che io sia qui perché sono protetto da te. Non tollero l'idea della raccomandazione. Mi fa male. Tu hai sempre avuto la sensibilità di capirmi, e io tornavo a casa pensando neanche oggi mi ha cacciato. Ho pensato di andare via non perché non mi basti più la tua parola, ma perché non basta più agli altri. La replica del cavaliere. Così la padrona di casa ha invitato il napoletano a non ascoltare troppo i pensieri delle persone. Poi ha raccontato un aneddoto del suo passato: se tu vivi male con i pensieri delle persone, è meglio che non esci più. In un periodo della mia vita, tutti credevano che io avessi tutti i posteggi di Roma. Io non lo sapevo. Un sacco di gente si rivolgeva a me chiedendomi il permesso di entrare nel centro storico. Io non capivo il perché. Quando l'ho capito non ho fatto una conferenza stampa per spiegare la cosa. Vengo messo in discussione anche come papà. Io posso fare a meno di tutti, ma non della mia dignità. Se la sedia vuol dire distruggermi la dignità, allora no, voglio andare via perché non tollero più questa situazione, ha continuato il cavaliere. Gianni Sperti, al centro dello studio, ha preso la parola per dire la sua sulla questione: a tutti piace la visibilità. Altrimenti non saremmo qui. Ti invito a riflettere su una cosa. Tu contesti il fatto che vieni messo in discussione. Ma tu lo fai con tutti. Tu metti in discussione tutti. L'opinionista ha poi confessato a Armando incarnato che tutti gli hanno segnalato la storia che lui avrebbe con una donna, io ogni volta che vado a Napoli. L'ultima 3 giorni fa, tutti mi dicono che sanno che tu stai con Jeanette. Cosa dovrei dire? Io sono opinionista. Mi imbarazzo nel sentire queste cose. Il confronto è proseguito sulla stessa linea. Tu devi riflettere. Mi hai riempito di parole, hai detto che sono una persona cattiva. Se tu sei convinto che io scriva alle persone per informazioni, ti dico che sono gli altri che mi scrivono. Perché non lo fanno con te, ha spiegato incarnato. Maria De Filippi ha sostenuto che sia più facile per i telespettatori scrivere al cavaliere piuttosto che alla redazione. Io dico quello che penso, non ho nulla di personale contro di te, le parole di Gianni Sperti prima di stringere la mano al cavaliere. Armando incarnato ha poi chiesto a Maria De Filippi di poter chiamare qualcuno per accertarsi del fatto che lui non si sia candidato per il GF, ti ho detto che ti credo. Ma chiamerò signorini, va bene, la replica. Se devo stare qui, ci devo stare senza ombra di dubbio, ha continuato incarnato. Ho stima della tua persona, e vorrei che il concetto del pensiero pubblico sia chiaro. Chiamalo e io torno. Questo è un ricatto, hanno alzato la voce gli opinionisti. Io ho capito Armando, ma mi sembra tutto esagerato, ha concluso la padrona di casa. Ci poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei.